Ciao a tutti! Nel video di oggi, finalmente, spero, l'ultimo, spero ragazzi, lo spero veramente, perché non so quanti ne ho fatti, anzi se non avete visto gli altri, vi invito ad andare a recuperare gli altri video dove apriamo sempre queste uova per finire di trovare tutti i pet. Ci manca il fungo, ve lo dico già. Mi raccomando ragazzi, per aiutarmi e sostenermi, vi ricordo, scusate, metto il silenzioso subito. Rispettate, silenzioso, ecco, messo. Ragazzi, così piccolo spoiler, non so se vi dovesse interessare. E ho comprato delle cose di Jurassic Park su Vinted. Ho comprato un album degli anni 90. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Anzi, vi dico una cosa, siccome io sono veramente patita e sono una fan di Jurassic Park, vi piacerebbe vedere un video che è un po' diverso sulla mia collezione di Jurassic Park? E la butto lì. Ho un po' di Funko, un po' di le VHS. Chi di voi conosce le VHS? Il primo libro degli anni 90, ragazzi, prima che il film venisse fatto, di Michael, non mi ricordo come l'autore, Michael, mi ricordo come si chiama Michael, però io veramente sono una fan potente. E ho comprato un album di figurine che mi deve arrivare, quindi se voi volete qualche volta vi posso fare vedere tutte le cosine che ho, se vi interessa, se non vi interessa, in caso scrivetemelo sotto nei commenti. E mi piacerebbe anche comprare un album che è uscito per il 30° anniversario di Jurassic Park, se non mi sbaglio, che praticamente sono le carte di Jurassic Park. Avete presente che ci sono le carte dei Pokémon, che si fa lo sbustamento, si aprono, si trovano le rare, eccetera eccetera. Hanno fatto quelle di Jurassic Park e io vorrei tanto comprarle. E chi lo sa, se anche a voi interessa, potrei magari pensare di comprare i box delle carte e aprirli insieme a voi in un video. Fatemelo sapere sempre sotto. Vi ricordo anche di lasciare un mi piace a questo video se vi piace, di commentare sotto facendomi sapere tutto, perché così interagiamo, anche se magari non rispondo sempre, ma leggo tutto e se riesco metto anche i cuoricini. E poi vi volevo dire che ho un secondo canale che trovate sotto in descrizione e vi invito a iscrivervi, perché tra qualche settimana inizieranno a uscire anche dei video di un altro genere lì, quindi per non perderveli se siete interessati, secondo me molto divertenti e originali. Poi per il resto pubblicherò qua normalmente videogiochi. Detto questo, direi di iniziare. Come vedete, ho già preparato tutte le uova e oggi siamo alla ricerca del fungo. Come sempre, che forse negli ultimi video me lo sono scordata, vi invito a scrivere sotto anche, secondo voi, su 15 uova che andremo ad aprire, quanti leggendari usciranno? Ora, detto anche questo, qui c'è una box piena con un pet che aprirò insieme a voi. Vediamo se saremo fortunati. 3, 2, 1... Io veramente non ho parole, ragazzi, e non so quante box i miei elfi abbiano aperto. Non è mai uscito un leone. Va bene. Allora, detto questo, direi di iniziare e iniziamo col primo uovo. Andiamolo a fare mangiare qui a casa. Vuole anche bere? No, forse vuole bere. Guarda, l'ultima volta che abbiamo fatto così siamo stati fortunati, quindi direi di andare a farlo. No, quest'oggi mi sa che non siamo molto fortunati. Ok, allora facciamo una cosa, me li metto mentre che aspettiamo che lui si fa la doccia. Uovo dal giardino, andiamo qui, modifica, e andiamo a mettere le nostre uova qui, così ci evitiamo un po' di lavoro. Cos'è uscito? Un serpente, lo sapevo io. Lo sapevo io che è uscito un... Ho un fungo, vi giuro, non l'ho trovato io. Un fungo, ragazzi. Entra? No. Ok. E va bene. Prendiamoci queste uova e andiamo avanti. Questo vuole andare a farsi i capelli. Andiamo a fare qualcosa che c'è qui. Chi è? Chi è? Chi sei? Chi va là? Salve. Cosa sta facendo lei? Mi faccia vedere. Che pet sta facendo? La capretta. Ah, ma scusami. Ma
due voglio andare al salone, però tu ti farò mangiare. Sì, prendiamo qualche ciambellina, un paio di ciambelline, così ce le portiamo dietro. Cosa sei? Un po' di acqua. Ah, io ormai è una questione di principio, anche se qui abbiamo scoperto di avere... Questo cos'è? Ok. Anche se abbiamo scoperto di avere un fungo, io non lo apro. Continuo ad aprire perché non l'ho trovato io, ormai è una questione di principio. Quindi guai se io oggi non trovo il fungo. Una puzzola, va bene, sono comunque contenta. Vuole fare la doccia? Andiamo. Ora mi apro tutti quelli che vogliono fare la doccia, così poi ce ne andiamo in giro. Sì. Forse questa doccia non è che è molto fortunata. Vediamo se ce n'è altro. C'è un altro con la doccia. E... No, ho sbagliato. Scusate, mi sono un attimo confusa. Allora, quello però non aveva la doccia. Quindi vediamo poi il 9. E vediamo un po'. No, una talpa? Io veramente non ho parole. Allora, andiamo a rimodificare la nostra barra. Togliamo questo e questo. E aggiungiamo le ultime uova che sono rimaste. Ok, dovrebbero entrare tutte. Sì. Ok, queste qui sono tutte le uova che abbiamo. Chiudiamo. Ah, e poi dovevo ritirare anche questo. Mi sono accorta prima. Perfetto, li prendiamo. Ok. Ok, modifica. Perfetto. Allora, vediamo se di queste nuove c'è la doccia. No. Doccia, però vuole anche dormire. Siccome la doccia non ci sta portando molta fortuna. Oppure dai, diamogli un'ultima possibilità. Sono per le ultime possibilità io. Andiamo. Vediamo se questo... Dai, ti prego, un funghetto. Ne ho aperti così tanti. Ho trovato solo un leggendario. Ma questo non mi ricordo, è pure leggendario. No, raro. Va bene. Altri messaggi, ragazzi. Altri messaggi saranno su Vinted, non lo so. Allora, prendiamo, ok. Altre uova e andiamo in piazza. Andiamo in piazza e poi andiamo a farci i belli, no? Questo uovo, di che colore lo potremmo fare? Comunque sto pensando, mentre che andiamo lì, qua c'è qualcosa di interessante? Una richiesta, ragazzi, vediamo che cosa ci offrono per quest'uovo. Ma veramente? Veramente? Giardino... Seriamente, io te lo do, ce n'ho un altro. Ma scusami, mi hai offerto che io avevo questo, mi prendi in giro. Subito io stavo dando un uovo. Allora, vi stavo dicendo, me lo sono dimenticata. Ah sì, che sto pensando a che gioco potrei fare dopo. Perché ho visto dei giochi sempre su Roblox, volevo provare qualcosa di diverso. E non lo so, però forse smette di fare la missione. No. Allora, prendiamo, di che colore lo facciamo oggi? Tutto verde, ragazzi, continuano a mandarmi messaggi. Chissà che cosa mi dicono, ora sono curiosa, non vedo l'ora di chiudere, cioè di finire il video per tutto verde speranza, va bene? Tutto verde. Vai, tutto, prima che finisce, anche il bianco voglio fare verde, ok, e anche il pirulino. Il pirulino lo lasciamo, no, tutto verde, ormai è andato. Ok. Inizio a breve, smettiamo di lavorare e prendiamo il nostro uovo. Quindi fatemi capire, ho fatto tutto verde, è uscito un serpente, quindi se io... Però lui non vuole fare, aspetta, vediamo se c'è qualche missione, facciamo dormire di là. Quindi se io lo faccio tutto azzurro, perché il fungo è azzurro, giusto? Azzurro e lilla. Blu, azzurro e lilla. Quindi blu, azzurro e... Così.
Allora, vieni qua, mettiti. Io ora ti faccio così, di questi tre colori. Inizio con così. Vai. Ok, questo lo facciamo così. Tutto, con le striature. E facciamo anche l'inizio del fiore. Ok. Poi lo facciamo blu. Blu. Vediamo. Ok. E quello lo lasciamo bianco. Lo vorrei lasciare bianco. Quindi prendiamo la bianca. E poi il pirulino lo facciamo azzurro. Guardate, più di così io non so come devo farlo. Allora, questo è bianco. Perfetto. Adesso dobbiamo prendere l'azzurro. Eccolo. E facciamo il pirulino sopra. Ok. Ditemi se questo uovo non è un uovo fungo. Prendiamolo e lo portiamo a fare dormire. Questo deve essere per forza un fungo. Non vedo altra spiegazione. Pure lo facciamo dormire nella tana azzurra, qua nella cuccetta azzurra. Non puoi che essere un fungo, perché prima ti ho fatto verde, sei uscito che era un serpente. Questo per forza. Mi sa che qua dentro si schiudono solo serpenti, ragazzi. Mi sa che qua... Oh, oh, prendiamone che ne avevo un altro. No, ne avevo un altro con una pistola azzurra. Questo qua, arancione. E quindi ora dovrebbe uscire qualcosa di azzurro, secondo me. Intanto togliamo. E sì, ha sete! Facciamolo bere. Facciamo bere qua dentro. Se esce un serpente vuol dire che è proprio sfortuna, eh. Vuole anche dormire, però. No, 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 lo facciamo bere. Mi ricordo che è uno che aveva sete, che l'ho fatto, quello dell'altra volta. Sì, 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 che eravamo là nel bar. Oh, una mantide. Vabbè, non mi lamento. Non mi lamento, ma non era quello che volevo. Qui continuiamo a togliere le nostre uova. E ce ne rimangono 5. Allora, lui vuole mangiare. Intanto, come prima cosa, andiamocene da qua dentro, perché non ci sta portando molta fortuna. Come avete visto, non ci porta un po' molta fortuna. E andiamo... Dove? Lo facciamo mangiare. Lo facciamo mangiare dove l'altra volta si è schiuso un leggendario. E quindi andiamo qui dentro. Eravamo qua dentro, se non mi sbaglio. Sulla barca. Sulla nave. Dov'è? Eccoti, eccoti. Qui, qui, qui. No, è un pontile. Eravamo su un pontile, scusate. Mi sono un attimo disorientata. E diamogli qualcosa da mangiare. Dai da mangiare. Ti diamo una ciambella. Dove sei? Vieni, non ti incastrare, per favore. Salta. Ecco qui. Perfetto. Ti prego. Ti prego. Ripetiamo il tutto, ok? Di nuovo. Ripetiamo la stessa scena, perché sicuro che non ha capito. Vieni qui. Ma non su di me, però. Mettiti qui a sedere. Oh no, ma mi prendono in giro. Allora, niente, qua dentro non possiamo fare niente. Andiamo, usciamo. Dov'è l'uscita? E andiamo alle piscine. Alle piscine là c'è un posto per farli dormire. No, però dovrei avere la tenda da campeggio. Quindi vediamo di prendere un veicolo. Che veicolo possiamo prendere? L'ape. Ci porta fortuna? Non avevo niente a forma di fungo, se non mi ricordo male, anche l'altra volta lo cercavo. Andiamo proprio nell'acqua, proprio con la macchina. Scusa? Ma. Tutto a posto? Ok, va bene, non mi faccio domande. Carina, sì. Vabbè, perché vola, giustamente, quindi può volare sull'acqua? Sì. Ok. Qua mi sa che è lunga la cosa, però, con questa missione. Io nel frattempo mi guardo le notifiche su Vinted. Ah, dai. Va bene. Andiamo a farli dormire, perché mi sa che tutte e due vogliono dormire. Sì. Dove possiamo farli dormire? Nella nursery. Allora, trasportiamoci direttamente. Qui. Qui. Non mi ricordo se è qui la nursery. Sì. Non mi teletrasporto
Scusate ragazzi, ho un po' di sonno. Ieri sera siamo usciti, abbiamo mangiato fuori, siamo tornati tardi. Poi più hai sonno, più non riesci a dormire. Dov'è il mio uovo? Non riesci a dormire, quindi mi sono obbligata tardissimo per 1:30. Stamattina mi sono svegliata alle 7. Ecco qua, e adesso sbadiglio. Dai, su via. Anna, portaci fortuna per favore. Togliamo qui tutte queste uova. Vediamo cosa esce da questo. Una mantide. Non è male, perché comunque sono uno dei miei pet preferiti. Però ultra rari. Però non è quello che volevamo. Allora, forse perché abbiamo sbagliato il lettino. Forse voleva questo. Questo, ragazzi, esce un fungo. Ve lo sto dicendo, preparatevi. Voi non siete pronti, si vuole lavare pure. No, mi dispiace. Tanto in ogni caso, ormai ho capito che non importa. Io ormai ho deciso che tu devi aprirti qui in questa. Ah, che dolore, ragazzi, ho tirato un colpo. Un serpente, è stata la mia punizione per non averlo ascoltato. Ah, va bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Questo è quello che trovate sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Un altro, ne devo fare un altro. Io non mi arrendo, devo schiudere questo funghetto.